grazie di averci regalato questa cosa, questa poesia. Allora procediamo con un altro sorteggio nel mentre si prepara il successivo poeta alla gara e nel mentre stanno arrivando le patatine. Il libro che stiamo per donarvi è di Giovanni Stella, quell'amico che avete conosciuto nella sosta, che gli abbiamo consegnato la targa, Stella si chiamava lì nella piazza di Santa Venera, Giovanni Stella. E allora state attenti al numero, il numero è stato già uscito, ecco, esce il numero 48. Pamela! Ho detto che l'8 è il mio numero, eravamo sempre 8 a tavola, 6 più 2 meno 4. Ha sempre fatto un 48. Sempre. Faccio un 48. Aspetta, che non lo facciamo più. Sembra alle 8 in ufficio, si cerca in genere alle 8, a 8 sembra a tavola. 48! Ti sei fatta sempre in 8. Mi sono fatta sempre in 48. 48! Grazie. Va bene, Carmela. C'è un altro poeta che si è scritto, no? Erika Cavazzi di Torino. Vedi che qua io ho l'ingegnere del Politecnico di Torino, ma, Ce l'hai il microfono? Erika, ecco che invece è da solo. È una tua poesia, fatta adesso, estemporanea, devi creare oggi? No, bene. Vai avanti, Erika. Silenzio, per favore. Si intitola Sogni dall'Eterno ed è dedicata a mio marito Vittorio. In te sono il granello che il vento disperde, un soffio di vita nel mare di silenzi, un lampo di luce nella buia notte dei ricordi. Tu, mio inebriante canto, all'alba mostri il volto. Rosa mia dell'immortal miele, succo d'ambrosia, inebri il giorno, sazi la terra, come voce dall'eterno, abisso, amore. Bello. Vittorio sarà contento di questa dedica, di questa poesia. Avete ascoltato Cavazzi, cognome Cavazzi? Erika Cavazzi, sì.